Una fiamma al giorno, energie del 2 di gennaio. Scegliete la vostra variante, pigna d'oro, stella, pigna rosa. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 2 di gennaio per tutte le tre varianti. Vediamo la pigna d'oro. Oh, caspita, qua c'è la consapevolezza di quello che l'anima sta chiedendo da voi. Quindi ci può essere anche la consapevolezza di qualche paura, di qualche dubbio che avete e l'anima vi sta parlando. Saprete che l'anima vi sta parlando. Quindi qua c'è un, come dire, anche da, sia se siete femminili, se siete maschili, qua c'è qualche cosa che viene compreso. Qua c'è anche un maschile che diventa molto consapevole, quindi ci sono consapevolezze importantissime in arrivo. Vediamo un po', ma sì, ce ne sono un po' tante, ma ecco, questa consapevolezza vi spalancherà la porta a un benessere molto forte. Qua avrete la capacità di accogliere le cose come stanno e di affidarvi all'anima senza contare il tempo. Adesso qua sono scese tante carte, però ci parlano proprio di una magia che porta abbondanza e porta consapevolezza. Quindi insomma, fate attenzione a quelle che arriva attraverso intuizioni, comprensioni profonde, perché state acquisendo forza. Vediamo un po' la stella. Ok, qua c'è un maschile innamoratissimo che vediamo cosa fa. O propone qualcosa d'amore, o vi mostra l'amore che prova, o vi mostra quanto desidera stare con voi. Vi dichiarerà il suo amore, vi dirà quanto vi sta pensando, vi dirà quanto siete importanti nella sua vita. E la vostra presenza è costante, costante in ogni sua giornata. Questo ve lo dirà perché c'è una dichiarazione, c'è qualcosa che arriva, un movimento importante. Vediamo un po'. Ok, anche qui ce ne sono un po' tante, ma vediamo che cosa ci dicono. Sì, sì, è un po' come se ci si rendesse conto di un passato, perché si arriva alla consapevolezza di quello che si desidera veramente e si procede, si lascia andare. Quello che prima era un blocco viene sbloccato perché ormai l'equilibrio è stato trovato. Quindi ecco, qua c'è un maschile che vi parlerà. Accogliete, se siete dei femminili, accogliete quello che è, diciamo, il movimento. Qualsiasi sia la manifestazione del vostro amato, ecco, accoglietelo perché creerà qualcosa di bellissimo. Allora, pigna rosa, vediamo un po'. Allora, uno. Ok, qui ce n'è una, due, prendiamo ancora una. Sì, allora qua mi sta dicendo che c'è un maschile che in questo momento è ancora un pochino bloccato, ma è un maschile molto molto innamorato che presto si muoverà per creare, diciamo, per farvi una proposta, insomma, per mostrarvi quanto vi ama e chiedervi di consolidare questo amore. Però in questo momento è ancora un po' bloccato, quindi ecco, non abbiate fretta, lasciate che questo maschile trovi la forza, il coraggio di muoversi, entri proprio nel suo potere dell'energia maschile dell'azione, per poter appunto mostrarvi quello che desidera. Sta guardando tutto da un altro punto di vista, è per questo che in questo momento è ancora un po' sospeso, ma perché sta valutando le cose da un punto di vista che fino ad adesso per lui è stato un po', diciamo, difficile da raggiungere, quello dell'anima. E però sta con proposito, con grande intenzione, sta lasciando alle spalle il passato ed è pronto proprio per creare qualcosa di nuovo. Quindi quando si sbloccherà, non abbiate fretta, ma lo sblocco arriverà e quindi ci sarà una proposta importante d'amore. Vediamo un po'. Sì, sì, ecco, in questo momento ancora qualche paura, qualche esitazione, ma presto si sbloccherà.